Amici di Corse di Moto TV, siamo qui al Vallelunga, al Piero Taruffi per la Coppa Italia, anzi per la prova inaugurale della Coppa Italia, e in realtà la mia attenzione è stata attirata in questi giorni da, adesso ve lo dico così, poi ce lo spiega Andrea, da un DRS, c'è il DRS ragazzi nelle moto. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora adesso io non so se l'ho definito bene, però l'altro giorno guardavo e scherzando con i tuoi tecnici ho detto avete messo il DRS? E loro hanno detto sì. Ecco, ma come funziona, cos'è? No, allora, non è un DRS, è un aiuto ai piloti, mettiamola così. Queste moto soffrono, avendo 200 cavalli alla ruota, hanno tanto impennamento, soffrono di galleggiamento. Questo oggetto danno una mano nel tenerla schiacciata e aumenta la direzionalità, aumenta l'impronta della ruota a terra. Però perché io ho parlato di DRS, tra virgolette? Perché quando lo guardavo, bene, si vedono le alette che adesso siamo abituati a vedere in MotoGP, e ho notato questo, adesso non so come definirlo, questo particolare tecnico, che mi dicevano sul dritto praticamente permette all'ala di prendere una conformazione, diciamo, piatta per far acquistare velocità e poi ritorna nella sua posizione originale per dare quella portanza, quel carico aerodinamico in curva. E funziona così? Esattamente, esattamente. Sì, lo scopo è questo, dare il massimo carico dentro nella curva e in uscita di curva, e nel rettilineo si mettono in una posizione, diciamo, piatta, in modo che sono ininfluenti e la moto sfonda in velocità. Ecco, c'è da dire che a differenza del DRS in Formula 1, che è azionato, lo sapete, manualmente, questo è totalmente autonomo, cioè c'è un meccanismo per cui con la pressione dell'aria, del vento, adesso chiamiamola come volete, cambia posizione, ma autonomamente, cioè il pilota non deve intervenire in nessun modo. No, 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 anche perché non ce la farebbero i nostri piloti, sinceramente, non sono i piloti della MotoGP. Ci sono due pistoni che regolano questo e in base alla forza del vento, mettiamola così, loro a un certo punto cedono e vincono, viene vinta la spinta e si mettono dritte. Andrea, li possiamo anche regolare in base all'occorrenza. Infatti questo che tu che hai notato, giustamente notato, è un potenziometro che lo metto su le moto per leggere quando si aprono e quando si chiudono. Chi ha ideato questo meccanismo? Sono degli ingegneri, Will Jett è il nome dell'oggetto, diciamo. Ma mi confermi che se non la primissima, una delle prime volte che si vede nel nostro ambiente un dispositivo del genere? Sì, allora, le moto già di serie escono con delle ali, delle appendici, ma sono fisse. Questa è una cosa un po' più evoluta, molto più evoluta e funzionante, insomma. Voi, dati alla mano, avete un riscontro numerico di quanto possa influire positivamente sulla guida, sull'andamento, velocità di punta, nel misto? Ok, allora, l'impennata prima di tutto. Tu vedi uscire la nostra moto, queste moto, in questo rettilineo le vedi abbassate, non hanno problemi. Riusciamo a dare tutta la potenza, quindi hanno anche tanta spinta. Quindi visivamente noti già la differenza. E il pilota, quando le prova, non torna più indietro. Quindi ci aspettiamo che, insomma, questo dispositivo prenda piede anche in questo nostro mondo a due ruote. Ha un nome, cioè c'è un nome particolare, perché io lo chiamo DRS, ma non è il DRS. No, è ALA. È l'ala mobile, possiamo chiamare l'ala mobile? L'ala mobile, sì, l'ala mobile. Allora, Andrea, grazie di queste spiegazioni e di aver fatto conoscere agli appassionati un qualcosa di nuovo che speriamo prenda piede. Comunque, a parte che è molto interessante da vedere, poi se anche funzionale aiuta il pilota, tanto meglio, no? Certo, certo. Diciamo che siamo qui per aiutar loro e di problemi ce ne toglie tanti. Buona gara. Grazie, grazie mille. Ciao a tutti.